maggiore monumento storico della città, nonché gioiello di architettura e pittura, il santuario della Beata Vergine Incoronata è stato costruito come tempio civico della città di Lodi. La denominazione Tempio Civico deriva dal fatto che la proprietà dell'edificio è sempre stata del comune e non della diocesi. Lo ricorda infatti lo stemma comunale presente nella decorazione. È curiosa la vicenda che diede origine a uno dei massimi capolavori del Rinascimento lombardo. Verso la fine del XV secolo, nella contrada dei Lomellini, era situata una casa di tolleranza, sulla cui facciata era affrescata un'immagine della Madonna. Risse, duelli e litigi fra ubriachi e prostitute erano quotidiani. Durante una di queste risse, secondo la tradizione nel mese di settembre 1487, l'effigie della Madonna lacrimò e invitò i presenti a costruire, su quel luogo, un tempio a lei dedicato, pronunciando queste parole: «Cessino ormai tante liti e lascivie, e casa così impura sia alla mia pudicizia consacrata». Un evento prodigioso che non lasciò indifferenti i lodigiani, che si fecero promotori della costruzione, iniziata nel 1488 e terminata nel 1493. Il Tempio dell'Incoronata presenta alcune caratteristiche in comune con la Basilica di Santa Maria della Croce a Crema. Identico infatti è l'architetto che ha eseguito il progetto, Giovanni Battagio. Attivo a Milano dal 1465 come scalpellino e dal 1474 come ingegnere ducale, il quale anche qui come a Crema abbandonerà il cantiere probabilmente per alcuni dissapori con la committenza e verrà sostituito così da Gian Giacomo Dolcebuono, anch'egli collaboratore di Donato Bramante. Un'analogia con il santuario di Crema è anche la tipologia pianta centrale, che per gli architetti di quel periodo, a cominciare da Leon Battista Alberti, rappresentava la forma più consona alla contemplazione del divino. Si può inoltre considerare il primo edificio rinascimentale a pianta centrale compatta dell'Italia settentrionale, fondamentale soprattutto il riferimento allo schema ottagonale che racchiude valenze simboliche, filosofiche e teologiche. L'interno è articolato in tre ordini. Il primo è costituito dalle 8 nicchie a pianta trapezioidale, di cui 4 sono le cappelle di San Paolo, San Giovanni Battista, Sant'Antonio Abate e della Crocifissione. Le due accanto all'ingresso ospitano l'organo e la cantoria. Giovanni Battagio aveva preso a modello il genio del suo maestro, Bramante, nello specifico la sagrestia di San Satiro di Milano. Ma l'allievo lo elabora in maniera personale, progettando 8 trapezi uguali per ampiezza, con le pareti laterali fortemente convergenti per aumentarne la prospettiva. Il secondo ordine è costituito dal matroneo, che si affaccia sull'aula con ampie bifore a colonnine decorate in blu e oro. Il terzo ordine è costituito dalla cupola, con oculi circolari che prendevano luce dalle aperture corrispondenti nella muratura esterna. Studi recenti hanno evidenziato che sia i rapporti planimetrici che quelli volumetrici sono stati governati dalle stesse regole che determinano l'armonia musicale. Non è da escludere che ciò sia stato influenzato dagli studi compiuti in quegli anni da uno dei massimi esponenti musicali dell'epoca, il lodigiano Franchino Gaffurio. Il Tempio dell'Incoronata si può definire armonico non solo per la perfetta proporzione degli spazi e delle forme architettoniche, ma anche dall'equilibrata e organica distribuzione delle fonti di illuminazione. Il tempio è completamente decorato da affreschi, tavole e tele realizzate dai maggiori artisti tra il 400 e l'inizio dell'Ottocento. I primi a mettervi mano furono i fratelli della Chiesa e il Bergognone. L'impronta pittorica di maggior rilevanza la lasciò però la famiglia dei Piazza, con i fratelli Alberto e Martino nel primo periodo
e a partire dal 1529 con il figlio di quest'ultimo, Callisto, il più valente esponente della famiglia di artisti lodigiani. In piazza lavorarono non solo ai dipinti delle cappelle, ma si fecero carico della decorazione, con putti, figure mitologiche ed elementi floreali, delle lesene piegate a libro che scandiscono gli 8 lati del santuario. Un'importante trasformazione avvenne alla fine del XVII secolo, sfondando un lato dell'ottagono, corrispondente all'altare maggiore, per la formazione di un nuovo coro. Venne realizzata l'abside, dipinta dal Legnanino. Il Tempio ha perso molto della primissima decorazione pittorica e cromatica. La volta, un tempo, era interamente dipinta di stelle dorate su fondo blu. Decorazione oggi scomparsa, a causa di infiltrazioni d'acqua che avevano causato il parziale crollo della copertura, che dovette essere rifatta e quindi ridecorata nell'Ottocento. L'edificio purtroppo non è esente da problemi di conservazione. Si sono infatti manifestati recentemente alcuni deterioramenti degli intonaci affrescati del matroneo e della cappella della Crocifissione, dovuti a infiltrazioni di acqua piovana, la cui provenienza è stata prontamente individuata ed eliminata, rendendo però necessario un intervento di tipo restaurativo. Il Rotary Club Adda Lodigiano ha quindi promosso e partecipato ad una raccolta fondi da destinare a tale recupero artistico, con la convinzione che salvare il patrimonio artistico ha anche il ruolo di mantenere viva la nostra memoria. Il progetto di restauro porta la firma dell'architetto Angelo Cavanna e coinvolge Alessandro Broia e Fabio Zignani in qualità di restauratori dei beni culturali. L'edificio, nel cuore di tutti i lodigiani, è pronto ad affrontare questo intervento conservativo, nell'ottica che, come sottolineato dal Rotary Club, spendere per la tutela dei beni culturali non è una perdita, ma un investimento che, oltre a salvaguardare la nostra cultura, crea un ritorno economico, considerata la profonda vocazione turistica del nostro paese. Il superamento della crisi in atto può avvenire anche attraverso questo tipo di iniziative che, rispettando il nostro passato, ci proietta verso un futuro migliore. Ma anche... Perché ridi? Di Santa Maria della Croce, infatti. Tele. E tavole, tavole e tele, tavole e tele. Residuando però un intervento di tipo residuato. Tra risse, duelli e litri. Interrompermi. E che per il che c'è come nana, e anche la. E l'ho detta anche senza legge. È la tipologia di piantina pranzina. È più difficile con la cartelletta che senza, perché senza non hai da guardare. Fallo, però è il finale questo, quindi bel sorriso.